Degrado, spaccio, usura ed estorsioni, il clan Casamonica e i loro parenti, Spada, Di Silvio, Di Rosa, da 30 anni occupano nella capitale, a Spinaceto, questi palazzoni popolari. Sono i veri padroni della zona, organizzati con un metodo, sentinelle e vedette, che ricorda un po' Scampia. All'inizio della strada c'è questa insospettabile signora, fa parte della famiglia. Lei decide chi può passare e chi no. Allungate, se no me la ciabatta me la spacco in testa. No, le posso chiedere una cosa? Ho detto che spacco la testa, che te posso chiedere. E lei, diciamo così, che smiste il traffico. Ti serve cocaina o hashish? Va in quel palazzo. Vuoi un prestito? Va in quell'altro. E tra le poche persone per bene che qui convivono con i criminali regna la paura e l'omertà. Anche perché se non riesci a rientrare da un prestito, ti riempiono di botte e ti prendono casa. Sono da padrone. La sera c'è il coprifuoco, si vede proprio nel giro che non ci sta più nessuno. Già Spinaceto è quello che è morta. Ma è tipo Scampia, cioè c'è lo spaccio. Cioè. Rompono i vetri dei portoni perché devono entrare, devono passare da qua, devono passare a quell'altra scala perché sono comunicanti. Mia madre ha passato i piedi infetti, in 2 anni mi ha fatto prendere 2 prestiti. Dove sono fissi soldi in se sa. Ma perché se tua madre si è rivolta a loro? No, non si è rivolta a loro, qualcuno l'ha bindolata, gli hanno fatto prendere 2 prestiti. Di quanto? Di che 10.000 euro uno. Lei ha deciso di non farsi riprendere in viso per quale motivo? Perché ho 2 figli. E ha paura? E ho paura, sì. Quando viene a sapere che magari con l'estorsione, con le botte, si prendono le case che sono destinate magari a gente che sta in graduatoria da anni? Ma lo so, anche, vabbè, ma anche loro hanno bisogno, anche loro ci hanno bisogno. Ci sono, sì, diciamo, metodi e metodi. Vabbè, però anche vero, guarda, io ho 3 figli. E ha detto tutto. Non hanno valore delle cose, del rispetto degli altri. Ti insultano, non si può, secondo me, vivere così. Cioè lei si riferisce a Casamonica, ai parenti? Non si può parlare proprio di queste persone. Ma avete paura che vi occupino casa, cioè quando state fuori? Questo in teoria non lo sa nessuno, insomma. E basta, non romper cazzo! Però signor, cioè noi avevamo capito un paio di cose, non si può parlare. Ancora, e basta che te l'hanno apportata a fare! Perché? Noi ce ne andiamo. La signora sentinella avvisa tutti, urlando nella sua lingua, che la strada è di nuovo libera.